Piazza Vittoria Renda d'Alcamo, ieri mattina domenica si è vista una carcassa di un cane morto. Questa foto è stata pubblicata su un gruppo di animalisti di Alcamo e eh, voi avete scoperto insomma, una situazione abbastanza, eh, sembrerebbe particolare. Cosa è successo? Eh, avete fatto denuncia? Sì, abbiamo esporso una denuncia tramite la Polizia Municipale di Alcamo dove abbiamo dichiarato tutto quello che ci è stato raccontato tramite i figli e tramite una signora che la conosce benissimo. E dopodiché è venuta pure la figlia al comando a fare la denuncia con il suo compagno dove poi intorno alle 18 circa il cane, la carcassa del cane è scomparsa. Questa mattina c'è stato l'intervento da parte dell'ASPE, del servizio randaggismo. Che situazione avete trovato voi dell'associazione Un'anima mille zampe? È un po' critica la situazione pure del cane, dell'ambiente di loro, non è stata bella la situazione. È stata trovata una situazione igienico-sanitaria un po' carente da quello che ci avete detto? Sì, sì. E ora qual è il, la, il prossimo passo? Questi cani adesso si trovano presso il rifugio sanitario di Alcamo, eh, vi occuperete di farli adottare oppure ci sarà un altro passaggio? Allora ci sarà naturalmente un passaggio dove verranno visitati dal veterinario dell'ASP dove dichiarano che i cani o oh, sono malnutriti o... Oh stanno bene sono in ottime condizioni in caso se vengono sequestrati l'associazione insieme a Ilaria cercheremo di fargli trovare una casa per restare questi animaletti allora Ilenia tu sei insomma la proprietaria sì, di Luna, Luna. Sì. Eh, cosa è successo stavo andando io da mia nonna e ho visto a Luna che era là morta ma L'una era eh, con te in casa o era tenuta da tua madre? Da loro, che, te, eh, che non ci davano a mangiare e piangevano sempre i cani. Sembrerebbe che insomma, eh, sia stata lasciata lì, ma da chi? Forse da lui, perché io, loro, io ci ho dato un cane piccolo me lo sono portato loro. E loro hanno chiamato mia zia e mia zia ci ha detto a lui: Perché ho ucciso il cane? E, lei, e lui ci ha detto. Se lui non mi buttava il cane piccolo, via, luna era ancora viva. Voglio giustizia per l'una.